La beatitudine delle crisi da riscoprire nelle famiglie. La crisi o le crisi non come momenti, direi, di morte, momenti di blocco, ma come momenti di opportunità, come momenti di crescita. La crisi è parte della nostra vita, come parte di ogni realtà sociale, di ogni realtà umana. La crisi fa parte della vita dell'uomo. L'uomo, quando nasce, già nasce con una crisi, il dolore del parto. E quel dolore del parto, quel dolore lo porta alla vita, lo porta a vivere. E quindi è importante convincerci di questo. Ma come si fa a trasformare la crisi in una beatitudine? Nelle famiglie non solo. Come si fa a trasformare la crisi o le crisi che oggi sono sempre più frequenti perché siamo sempre più fragili? Come si fa a trasformarle in momenti di opportunità di crescita? Tornando ad ascoltare se stessi. Quando noi siamo in crisi, noi stessi, la nostra profondità ci lancia un segnale per dirci: guarda, bisogna risintonizzarsi, finalmente ce l'ho fatta, risintonizzarsi con me, che sono la tua profondità, che sono la tua autenticità. Oggi parliamo tanto, e giustamente, di ascolto, di saper ascoltare gli altri, ma attenzione, se io non so ascoltare me stesso, la profondità di me stesso, io non saprò mai ascoltare l'altro. Al massimo lo sento, che è un fatto diverso, è un fatto sensoriale, ma l'ascolto è fatto del cuore. L'ascolto è il frutto di un cammino autentico, di un cammino continuo di conversione, di un cammino capace di mettere me stesso in discussione. Noi dobbiamo ascoltarci fino in fondo. E dobbiamo capire che quando non ci ascoltiamo fino in fondo perdiamo una grande occasione per rinascere, per abbellire di più la nostra vita. E la crisi o le crisi sono proprio questa grande opportunità che ci viene data di tornare dentro di noi, di scavare nelle nostre profondità e di tornare all'esistenza vera. Alla esistenza, quella con la E e con la sostanza, con la E maiuscola e con la sostanza. Noi dobbiamo, ecco, riscoprire la capacità di interrogarci, di ricercare, di lasciarci inquietare, di metterci in crisi, di litigare con noi stessi. Quando più siamo consapevoli dei nostri ostacoli, scrive il Cardinal Mendoza, quando più siamo consapevoli dei nostri ostacoli, dei limiti e contraddizioni, ma anche dei nostri punti di forza e capacità, tanto più possiamo investire creativamente nel senso della nostra identità. Cioè, la crisi mi aiuta a conoscermi, a riconoscermi. A riconoscermi nei miei punti di forza, nei miei punti di fragilità e nei miei limiti. E questo mi riporta la capacità e la forza di reimpostare tutta la mia vita e il mio modo di fare il padre, di fare la madre, di fare il figlio, di fare l'amico, il docente, il prete, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!